dottoressa Guerini dell'Università Bocconi di Milano. Con lei voglio subito entrare nel tema della crisi economica e la situazione attuale un po' in tutto il mondo. E credo che tutti sappiamo che ci sono dei piccoli segnali di ripresa, dei segnali di ripresa che per ora sono molto tenui, ma che ci sono, quindi cominciamo con una nota comunque positiva. Sappiamo anche che comunque tutto il territorio regionale e nazionale, prima che quello internazionale, è composto da piccole e medie imprese, quindi è straordinariamente importante anche aggiungere delle iniziative che possano supportare queste piccole e medie imprese. Sappiamo che sul tema dell'internazionalizzazione, per esempio, appunto, in questi giorni è in onda l'iniziativa dei voucher per l'internazionalizzazione a fondo perduto, però forse ecco, la strada intrapresa del supporto alla piccola e media impresa potrebbe essere una strada che conduce a degli ulteriori risultati. E noi ce l'auguriamo assolutamente. E a proposito di ripresa, fonti rinnovabili, e quindi parliamo anche di PEF. Sicuramente quello della sostenibilità, quindi nel campo della sostenibilità delle energie rinnovabili abbiamo la seconda grande direttrice di sviluppo, e anche in questo senso quindi tutte le iniziative che possono favorire la ripresa possono essere ragionevolmente radicate anche in questo campo. E qui arriviamo a parlare quindi del network marketing, cosa possiamo dire anche per chi magari ancora non lo conosce? E anche sul network marketing direi che ci potrebbero essere anche delle iniziative in un certo senso pubbliche centralizzate per favorirlo, perché ha ancora, diciamo, qualche volta un percepito se non negativo, insomma, neutro, e invece è sicuramente una modalità distributiva, un modello di impresa assolutamente coerente con l'attuale mondo del lavoro. Però lei mi chiedeva per chi non lo conosce, allora è difficile parlarne in pochi secondi, però vale la pena, di secondo me, di approfondirlo. In piena crisi le imprese in network marketing crescono qualche volta in termini percentuali con dati che sono a tre cifre.